sicurezza dei cittadini, sicurezza nelle città, sicurezza in tutti i comuni, ma anche quella della salute, perché le forze dell'ordine sono chiamate a svolgere anche questa funzione, far rispettare le norme per evitare il aumento del contagio da Covid-19, aumento che, come stiamo vedendo in questi giorni, per le condotte forse un po' disattente di alcuni cittadini, dati che sono appunto aumentati. Il ministro dell'Interno Lamorgese è arrivato in prefettura, la tabella di marcia è cominciata con circa un 15 minuti di ritardo, ma è iniziata con la consueta foto, chiamiamola, di gruppo con i rappresentanti, più alti rappresentanti delle forze dell'ordine, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, il generale Nistri, il comandante, il capo della polizia, il prefetto Gabrielli e tutti i responsabili, più alti responsabili delle forze dell'ordine. Ma prima di iniziare il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, il ministro Lamorgese si è collegato con le sale operative di questura, comando dei carabinieri, comando della guardia di finanza, quello della polizia locale e naturalmente anche con quello della guardia costiera di Genova in questo caso, perché ha voluto augurare a tutti gli operatori che in questa giornata stanno mettendo il loro impegno affinché tutto vada bene, affinché non ci siano problemi, per garantire appunto la sicurezza di tutti i cittadini, la nostra, quindi di tutti quelli che in questa giornata escono di casa o anche restano in casa, appunto ha fatto questo collegamento per augurare un buon lavoro a tutti e complimentarsi per quello che è stato fatto finora. Come dicevamo, un duplice lavoro, quello delle forze dell'ordine, garantire la sicurezza dei cittadini contro eventuali atti di malavitosi, quindi furti in casa, scippi per strada, ma anche quella della salute, perché è proprio con il controllo maggiore che si possono evitare quelle condotte inadeguate di molti che abbiamo visto in varie circostanze. In particolare l'attenzione è per questa notte di Ferragosto, soprattutto nelle località, quelle dove si festeggia il 15 agosto, il momento più caldo dell'estate. A voi.